fare tutte le sere con Dani, Jimmy e Fede. Trasformate, ascolto e chiudo, rido che c'è black humor. Non ti rilassare, non ce n'è per nessuno. Signori del cattivo gusto, sentenze un po' su tutto. Sicuro tornerai sul po' di Trasformate. E ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova incredibile live del Doesn't Matter Podcast, l'unico programma che viene onda tutti i giorni da lunedì a giovedì dalle 21 alle 23 qui su Twitch con Daniele Doesn't Matter, che sono me, Jimmy The Fear, che è lui, ciao ragazzi, ciao a tutti, e Federico Allotto, già 7 mesi, ciao ragazzi, quanto amore. Allora amici, come vi abbiamo anticipato su Instagram, nel gruppo Telegram, oggi è una puntata speciale perché di solito il giovedì facciamo il prendere o lasciare, ma forse la novità che prenderà piede questa sera potrebbe rimpiazzare la solita cosa del prendere o lasciare e diventare un appuntamento fisso, perché questa sera giocheremo tutti insieme all'impostore. 4 concorrenti giocano in squadra ad un quiz alfabetico, potranno scegliere una lettera e la risposta alla domanda inizierà con la lettera decisa, tipo passaparola per intenderci. Quindi sta giocando per dire Fede, lui dice voglio la lettera F, gli farò una domanda la cui risposta inizia per F. Ognuno di loro inizia la partita con 5 punti vita. Ad ogni risposta giusta guadagnano un punto vita e ad ogni risposta sbagliata perdono invece 2 punti vita. I punti vita si sommano e si sottraggono singolarmente e anche ad un punteggio totale di squadra. Quindi se Jimmy ha 5 punti, Federico ne ha 6, il punteggio totale è 11. Si svolgeranno 10 turni per un totale di 40 domande. 4 partecipanti, 10 turni, sono una domanda a testa. Ma attenzione, tra questi 4 partecipanti che fra poco andremo a scoprire, c'è un impostore. Nessuno di loro sa chi è, a parte l'impostore stesso. Questo ruolo gli è stato dato da me in privato. L'impostore sarà l'unico che giocherà la partita in solitaria ai danni degli altri 3. E come funziona? Lo scopo dell'impostore è quello di sbagliare di proposito le risposte, alternando a risposte giuste per non farsi scoprire dagli altri. Lo deciderà lui quale sarà la sua strategia. Se alla fine di ogni turno qualcuno ha dato una risposta sbagliata, che sia l'impostore o uno che non sapeva la risposta alla domanda, comincerà un dibattito di 180 secondi. Come Among Us, per intenderci, dove i concorrenti devono votare chi di loro è sospettato come intruso. Chi viene sospettato come tale riceve 5 punti. A questo punto vi direte, ma come, uno che è sospettato gli danno 5 punti, allora vince? No, perché per vincere, siamo alla fine delle nostre regole, vince l'impostore se l'impostore riesce ad arrivare a 0 punti vita, quindi riuscendo a dare tante risposte sbagliate. Oppure l'impostore vince se si rende conto che non riuscirà mai arrivare a zero perché è stato sgamato e gli altri concorrenti gli continuano a dare 5 punti vita, quindi l'impostore può vincere tentando di arrivare a 15 punti vita. Oppure, per ultima clausola, se alla fine dei 10 turni l'impostore è il giocatore con meno punti vita, ha vinto. Come fa a vincere invece la squadra? È molto semplice. Se l'impostore non totalizza né 0 né 15 punti durante il gioco, se alla fine dei 10 turni l'impostore non ha il punteggio più basso, e infine, torniamo al punteggio totale della squadra, come vi ho detto, se il totale dei punti vita di squadra arriva a 60 punti prima della fine dei 10 turni, la squadra vince. So che sembra difficile, ma vedrete che non lo sarà così tanto giocando. Quindi io direi, Jimmy e Fede, possiamo lanciare la nuova sigla dell'impostore e cominciare la partita. Io la voglio lanciare! Ragazzi, questa sigla è veramente fighissima, quindi un attimo di attenzione. Cioè, sedetevi e guardate questo pezzo. Forse è più bello di tutta la live. Sigla. We'll be right back.
Ed eccoci qui, eh? O non era una figata assurda questa sigla, eh? Ditemelo se non era una figata assurda. È arrivato il momento di presentare gli sfidanti di questa sera. Ovvero, vicino a Fede abbiamo Lady Feli. Buonasera a tutti. Da dove ci chiami, Lady Feli? Da Germania. Già? Yeah? E a fianco a Lady Feli torna un altro viso goto del gioco in live, ovvero Daniel San. Ciao, buonasera a tutti. Da dove ci chiami, Daniel San? Dall'Africa. Siccome, come vi dicevo, prendete con la pinza questa puntata perché è una prova generale, quindi dovremo prendere il tiro su determinate cose, andremo con molta calma all'inizio, sia per ripasso personale delle regole, e sia per aiutare voi della chat a capire che cosa sta succedendo. E io direi di partire in ordine di schermata, quindi Jimmy sarà il primo, seguirà Fede, poi Lady Feli e Daniel San. Ricordate che tra questi quattro c'è un impostore. Tre di loro non lo sanno, solo l'impostore sa di esserlo perché gliel'ho comunicato io. Chi sarà l'impostore? Sarà il tema della serata e motivo anche da parte della chat di cercare di capire chi di loro quattro lo è. Cominciamo con il primo turno. Jimmy, che lettera scegli dell'alfabeto? La G. Qual è il frutto della quercia? Ghianda. Ok, hai risposto entro il tempo massimo e ti dico che la risposta è quella giusta, Jimmy. Avendo dato la risposta giusta, vai a 6 punti, facendo salire il punteggio totale della squadra a 21. Ricordatevi che se arrivate a 60 avete vinto. L di limone. 15 pirati sulla cassa da morto è una frase che fa parte del romanzo... Qual è il romanzo? Oddio, muoio. 15 pirati sulla casa del morto. Yo 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 la 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 lu. Hai ancora 10 secondi per rispondere. Non è il grande Lebowski. Un secondo, tempo scaduto, Fede. Mi era spiace. Facile, mi puzza un sacco. La risposta giusta era l'isola del tesoro. Porco giù. Vai a 3 e di conseguenza fai scendere anche il punteggio totale della squadra a 19. Io scelgo la D di Daniele. Non percepisce i colori in modo corretto. Daltonico. E brava Lady Feli, guadagni un punto facendo tornare la squadra a 20 e tu vai a 6. Daniel San, è il tuo turno e con te si concluderà il primo turno. Scelgo la lettera F di felicità. I vegetali che non contengono clorofilla. 30 secondi da adesso. Quali Oddio. Sono con la F i vegetali che non contengono clorofilla? 15 secondi sono rimasti. I fiori. Non sono i fiori, no, risposta no, sbagliata. Niente. Fai scendere il punteggio della squadra a 18. Erano i funghi. Allora ragazzi, ricapitolando il primo turno, abbiamo finito con due errori fatti da Fede e Daniel San. Siccome ci sono stati degli errori, ora inizierà il turno dedicato alla vostra disquisizione. Avrete da questo momento 180 secondi per votare o non votare uno di voi e aggiungergli 5 punti. Ricordatevi che se l'impostore arriva a 0 avete automaticamente perso, quindi dovete cercare di capire chi è l'impostore e aggiungergli dei punti. 180 secondi da ora. Allora. Possiamo parlare da ora? Allora, io sono sicuro, inizio io. Per me è Daniel San. Così, a buffo. Allora. E ti do le motivazioni. Allora, se giochiamo un po' tatticamente e dobbiamo aggiungere 5 punti, li dobbiamo dare a chi ne ha meno al momento. Quindi Fede. Ci state? Per me Daniel San, perché è troppo intelligente per non indovinare funghi. Posso anche dirti la mia cosa? Allora, vai. Io ti dico questa. Allora, Daniele ha sbagliato a darti punti, intanto ne hai 6, perché sei l'imbustore, perché tu ne dovresti avere 3, perché sì. Sei sbagliato prima. E dovrei avere 4. Ha messo 4 ore, quindi Daniele si è fottuto con le sue stesse mani, no? Giusto Daniel San, poi tu sbagli giusto. Questo Fede l'isola del tesoro lo conosca, Fede l'avrebbe sbagliata, è un tipo semplice. Lady Feli l'ha detto giusta,
Dai, è la prima puntata. Però su chi doveva puntare Daniele se non su Daniel San come impostore? Easy, sei tu. Però mi sembra che stai parlando, mi sembra che stai parlando un po' troppo. Secondo me sei tu. Easy, 5 punti Daniel San. Fede me l'appoggia, vero? Sei una vecchia volpe. In realtà sei un po' con la parlantia strana. Oh no, bravo Fede, vedi chi ti conosce. Non, sa. Non è proprio la tua parlantia. Ok, datemi a me 5 punti. Io me li prendo, voglio. Tanto so che prendi tutto, anche il mio orologio se vuoi. E allora quindi datemi. Facciamo, o me li date a me o me li date a Daniel San. Yes. Anche secondo me Daniel San. E dateli a me 5 punti. Io me li do. Per me, o se dipende da Daniel San, me li prendo io. Allora, tatticamente è giusto darli o a me o a Fede, mi ripeto, quelli che ne hanno meno. Così me non rischiamo di andare a zero. Io so di non essere, quindi me li chiappo i punti. Io sono proprio disponibile. Io direi o me o Fede. Ha ragione Daniel San, dateli a me. Ok. Quindi avete finito? No, io sono per Daniel San. Ok, damogli a Daniel San. Aspetta, tanto facciamo la votazione. Se avete finito di discutere, fermo il tempo e vi chiedo chi volete votare. Vai, fermo. Sì, abbiamo finito. Jimmy, a chi vuoi dare 5 punti? A Daniel San. Fede, a chi vuoi dare 5 punti? Daniel San. E siamo a 2. Lady Feli, a chi vuoi dare 5 punti? A Daniel San. 3 contro 1, quindi di conseguenza diamo i 5 punti a Daniel San. Quindi il punteggio totale della squadra sale a 23, Daniel San è a 8, Jimmy a 6, Fede a 3, Lady Feli a 6 e Daniel San di nuovo a 8. L'impostore vince se arriva o a 15 punti o a 0 punti, esatto. Andiamo avanti e iniziamo il secondo turno. Jimmy, scegli una lettera. La. Se è brutta, si cerca di perderla. Con la A. È una ragazza di nome Alice. Non hai più possibilità per rispondere, quindi la risposta che dai è quella ufficiale. Ok, allora, se è brutta, ripetimi, se è brutta, cerca di perderla. Se è brutta, si cerca di perderla. Con la A. 10 secondi. Cerca di perderla. Cinque secondi. Tre. Ah, tavoletta. Non era la tavoletta, ma era l'abitudine, Jimmy. Se è brutta, si cerca di perderla. E perdi 2 punti oltre all'abitudine e vai a 4, facendo scendere il punteggio totale della squadra a 21. Io scelgo la N di Napoli. Fu sconfitto a Waterloo. Napoleone. Grande Fede. Bravo Fede. Risposta corretta. La squadra Fede, sale a 22. Tu impostore. Vabbè. Non ti complimentare con Fede. Fede è il mio. Fare il classico impostore. Io sento quanto stai parlando. È troppo agitato, sta parlando troppo Jimmy comunque. Mamma mia. No, Fede, non ti fare infinocchiare, per favore. Non potete fare discussioni adesso, le potete fare soltanto nell'intermezzo. Feli, tocca a te. Che lettera vuoi? L di Nadia. Qual è il liquore ottenuto dalla noce? Il liquore ottenuto dalla noce. Nocino. Esatto! Era il nocino! E Feli va a 7, facendo salire il punteggio totale della squadra a 23. Daniel San, è il tuo turno. Che lettera vuoi? La C di Crotone. Quante dita ci sono in 5 piedi e in 5 mani? 50. Ed è giusto, la risposta giusta era 50. E vai a 9, mentre il punteggio totale della squadra è 24. Siccome c'è stato un errore, e ricordo che l'errore è avvenuto per mano di Jimmy, ragazzi, da questo momento potete disquisire e decidere a chi dare o no 5 punti. Allora, se li date a me, vado troppo avanti, sono troppo vicino ai 15, quindi io sono escluso. Dammi i punti. Sì, punti io o a Jimmy o a Fede bisogna dare i punti adesso. Io me li prendo i punti. Per me è Jimmy. Dai, dammi, io sono d'accordo, io voto me stesso. Tu, Jimmy, vota se stesso, Fede? Io voto Jimmy. Due voti per Jimmy, Feli? No, anch'io voto Jimmy. Grande, brava. Sì. E Daniel San, chi voti anche sul tuo, di nuovo? Il mio voto, non conta mai un cazzo, però Jimmy. Jimmy, quindi 4 voti per Jimmy, ragazzi. Jimmy va a 9 e il punteggio totale della squadra sale a 29. Cominciamo con il terzo turno, quindi ripartiamo da Jimmy, scegli una lettera. Scelgo la D di Daniel San e l'impostore. Un problema che ha più soluzioni. 30 secondi da adesso. Un problema che ha più soluzioni. Sì. Con la D. Un problema più soluzioni.
cazzo di problema più? Mancano 10 secondi. Dicotomico. Non è dicotomico la risposta, Jimmy, quindi hai sbagliato. La risposta giusta era molto semplice, era dilemma. Jimmy, di conseguenza, scendi a 7. Il punteggio della squadra scende a 27. Fede, tocca a te. Chi di Torino? Qual è la capitale dell'Albania? Cazzo, proprio il Fede. Cazzo, veramente. Hai ancora 15 secondi. Inizia con la T. Te la dirò a 2 secondi. Addirittura vuoi creare questa suspense? Anzi, a 1 secondo. Mancano 5 secondi. 4, 3, 2, 1. Tirana. Grande Fede, non me l'aspettavo. Mamma mia, Fede. Chapeau. E Federico, dando la risposta giusta, torna a 5 e fa salire il punteggio totale della squadra a 28. Io scelgo F di Frank. Come si chiama il verso della cicala? 30 secondi da adesso. Oddio. Con la F. Mi vengono cose volgari. Se ti sembrano anche giuste oltre che volgari, puoi provare a dirle. Non lo so. Ti arrendi? Non provi a sparare niente? Cinque secondi. Cazzo, fanno le cicale. Tempo scaduto, la cicala frinisce, cara Feli. Questo tuo errore ti fa scendere a 5, mandando a 26 il punteggio totale della squadra. Daniel San. La B di Maleficent. Qual è la vecchietta con i doni? La Befana. Risposta giusta. La questo Befana. Per dimostrare che non sono l'impostore, cazzo. Aspetta, che stai arrivando a 15, ma vuoi fottere con me? Cambia scena. Daniel San. Il punteggio totale sale a 27, mentre Daniel San va a 10. Vi ricordo che se l'impostore arriva a 15 ha vinto, non solo se scende sotto lo zero. Da questo momento, visto che c'è stato un errore, e l'errore l'hai fatto tu, Jimmy, avete 180 secondi, di nuovo, per decidere chi è l'impostore. Via. Allora... Posso parlare? Parlo io, fammi discutere a me. Allora, è sicuro Daniel San? E Daniele mi sta attaccando a me perché sa che io l'ho sgamato, essendo una persona più intelligente, perché lui mi ha detto che l'errore l'ho fatto io. E non ha Daniel San. E non ha per niente detto che l'errore l'ha fatto Lady Feli anche. Quindi... Il problema è che se adesso diciamo che Daniel San... Non dobbiamo... Io vi sto dicendo che Daniel San... Io la mia domanda, io sto rispondendo cercando di rispondere giusto. Io dilemma non mi è venuto in mente. Non è che non ho detto una capitale che so. Se lo so... Esattamente, sicuramente i 5 punti non me li posso prendere io. Io sono d'accordo a darli a Fede. Di Fede mi fido, perché le domande e le risposte, Fede è una persona pura. Cioè, se doveva sbagliare Fede, io dico questa giustificazione di Fede. Se Fede doveva sbagliare la capitale, lui la poteva sbagliare tranquillo. Perché io sono d'accordo. Tutti si aspettavano da lui che poteva sbagliare la domanda di geografia, invece l'ha detta giusta. Quindi 5. Sono d'accordissimo. 5 punti a Fede, poi voi potete dire la vostra. Vi lascio i 115 secondi per dire le vostre minchiate. È stranamente agitato questa sera, Jimmy. Perché c'è Maleficent, Jimmy, che ha scritto: l'impostore deve sovrastare le altre voci. Sei sospetto, Jimmy? Sì, easy, di facile fattura, Maleficent. Io mi accodo e do i punti a Fede. Anch'io. Quindi Jimmy dai punti a Fede, Daniel San dai punti a Fede, Lady Feli dai punti a Fede e questo basta come voto. Di conseguenza Fede va a 10 e il punteggio totale della squadra sale a 32. Quarto turno, Jimmy, scegli una lettera tra quelle rimaste. La V di Vittoria. Che numero bisogna aggiungere a 15 per ottenere la metà di 80? 30 secondi. Che sei aperto la calcolatrice? Ovvio. Per una risposta così semplice la calcolatrice. Cosa bisogna aggiungere a 15? 65. Quanto? Hai sbagliato, Jimmy. Perché 65 più 15 fa 80. E la metà 25. Di 80. Ah, scusa, la metà di 80 è 25. No, ho sbagliato la domanda. Mamma mia, ragazzi, mamma mia. Ma non mi conviene andare a zero. E datemi 5 punti, va bene. Io vi prendo i 5 punti, Daniel San, smettila.
Non te li prendi perché vai a 12, non te li diamo stavolta. No, vado a 10, fra, vado quando è tuoi. Quindi se tu sei non ci prendere. Dopo dovete discutere. Tenetevi le considerazioni per il momento della discussione. Il punteggio totale della squadra scende a 30 e Jimmy va a 5, perdendo così 2 punti. Fede, tocca a te scegliere una lettera. H di hotel. Come si chiama il suicidio dei samurai? Con la H. Fede la sa, io sono sicuro. Il suicidio dei samurai? Dai, il suicidio dei samurai. Zitto, Jimmy. Mancano 15 secondi, Fede. Karakiri, no. Con la H. E appunto. Sì. Con la H. Con la H. Dillo bene. Dillo bene, l'hai detto, dillo bene. Harakiri. Tempo scaduto. Ok, L'hai detto in tempo. No, per me era ancora 2 secondi. Sì, ho capito, ma conta il timer che quando lo faccio partire io, ti dico io quanto manca. Vabbè, comunque l'hai detto in tempo. Harakiri era la risposta giusta. E di conseguenza vai a 11 punti. Sei vicino ai 15, Fede. E il punteggio totale della squadra va a 31. Il Irene. Volò con ali di cera. 30 secondi da adesso. Chi volò con ali di cera che inizia per I? Che cazzo ne so? I. Dai, micchia. Dai, è semplice, ci prendi. È semplice, veramente. Sì, i gemelli di mezzi si hanno fatto anche una canzone. È semplicissima questa. 3 secondi, 2, 1. Tempo scaduto. Icaro era la risposta giusta. E Feli, questo errore, o meglio, questa risposta non data, ti fa scendere a 3. Anche tu ti stai avvicinando allo 0. E il punteggio della squadra scende a 29. Di Feli mi sta un po' pensando. Sì, anche a me. Zitta. Ma è difficile, non lo sapevo. No, io Ma se sentite puzza dalle sue parti è odore di bruciato sicuramente, sapete cosa fanno lì in Germania. Io scelgo la S di Jimmy l'impostore. Se fa freddo, si prende per il collo. Con la S. Sciarpa. Giusto. 11 punti per Daniel San, che si sta avvicinando a 15. Il punteggio totale della squadra torna a 30. Discutete da adesso. Sono d'accordo che i punti vanno alle di Feli. Io ribadisco che per me è Daniel San. Daniel San, se vuoi dare un nostro gesto di fiducia... La sbagliala la prossima, dai. Non la posso sbagliare perché dobbiamo arrivare a 60. Vedi, ma tranquillo. Vedi che puzzi, Dio santo. Non si possono togliere anche dei punti, sarebbe divertente. No, togliere no. Se no rischiate di far vincere l'impostore. Ma, tu a me mi vuoi fottere, secondo te, togliere i punti? Io la devo fare, io me li prendo i punti. E ti sto dando la dimostrazione che non sono l'impostore, sono a 5. Da 5 a 0 è più facile che arrivare da 5 a 15. Dammi 5 punti. È più vicino alle Feli. Io sono d'accordo i punti che vanno alle di Feli, ma io qua lo sto dicendo. Federico, io ti sto difendendo. Credo, spero che tu mi ascolti per una volta. È Daniel San, ci puoi calare la pasta. Io conosco Daniele cotto e crudo. È Daniel San. Minchia, mi conosce da una vita. No. Wow. A Daniele Sempitella. No? Ok. Comunque, fate... Se la domanda era difficile per me. Vabbè, assegniamoli a Feli. No, a Feli ci sta. La domanda ci sta che la potevi sbagliare. Quindi, Jimmy, a chi vuoi dare i punti? A Feli. Fede, a chi vuoi dare i punti? Feli, a chi vuoi dare i punti? A me stessa. E quindi, Daniel San, a chi vuoi dare i punti? Grazie, Dani, a Feli. Che mi fai tenerezza a un certo punto. Lo so. Il punteggio totale della squadra sale a 35, il punteggio di Feli va a 8. In vantaggio in questo momento c'è Fede e Daniel San e Jimmy è il più vicino allo 0. Iniziamo con il quinto turno. Siamo a metà gioco, ragazzi. Jimmy, scegli una lettera. P. Qual è il pianeta più lontano dal Sole? Plutone. Giusto, Jimmy. E vai a 6. Facendo salire il punteggio totale della squadra a 36. R. Il più famoso abitante della foresta di Sherwood. 30 secondi. Robin Hood. Risposta corretta, Fede. 12 punti. La. Il nome della moglie di Garibaldi. Il nome della moglie di Garibaldi. Con la A.
Alberta? Non è Alberta la risposta giusta. Io non lo so, Angela prova. Era Anita. Quindi Felix, sbagliando, torna a 6 punti e il punteggio totale della squadra scende a 35. Daniel San, ultima domanda per te. Scegli una lettera. La M di Milano. Dove vai se vuoi visitare il castello Sforzesco? 30 secondi da adesso. Sforzesco. Non fare sta scena, Daniel San. No, sul serio, sono un attimo in dubbio. No. Mancano 10 secondi. Certo che lo strano qui sei sempre tra i primi. Milano. La sì. Risposta era giusta, era Milano e da questo momento potete iniziare la vostra discussione. Quindi 180 secondi per voi, via. Ragazzi, bisogna skippare. No, non skippiamo un cazzo. Allora, Daniel San sta proponendo di fare. Io che sono... cosa vuoi fare? Dimmi. Io perfetto, o me li prendo io i fodi, o se li prende Lady Feli, e sono così convinto che Fede non è, che glieli posso dare anche a Fede, così lo escludiamo. Se glieli diamo a Fede abbiamo perso, se è lui l'impostore, se non è lui lo possiamo escludere. Easy, possiamo farlo, sei tu l'impostore. Daniel San, io ti ho chiamato a prima parola, a prima. Gli vuoi dare il punteggio a Fede, sicuro? Sì, o a Fede, e così lo escludiamo totalmente, o escludiamo oppure, oppure perdi. Oppure perdo, sì, me la gioco, sono così sicuro che me la gioco. Io posso darle anche a lui. Io skippo. Io skipperei, poi fate voi. Federico, Federico, ragiona. Io ho 130 secondi, voglio convincerlo Federico. Federico è Daniel San. Daniel San ha 12 punti. Se la vuole giocare per arrivare a 15. E sta proponendo di skippare, perché noi siamo a 36 punti. Io gli sto dicendo, i 5 punti li possiamo dare o a me, o a Feli, o a te. Io sono così convinto che tu non sei, che te li do a te i 5 punti. Cioè, ti sto ascoltando questo discorso. Il mio discorso è proprio lineare. Io posso prendergli io. Pure io sono d'accordo con Feli. Ha sbagliato Feli. Diamo no, io mi darei 11, no. Vabbè, anche Jimmy va 11. So, uno di due o si skippa. Daniel San è a 12 punti. Propone di skippare perché vuole giocarsela al 15. Io, se sono l'assassino, perché non... Per me lo skip non cambia niente. Jimmy, perché? Tieni le discussioni per dopo, perché il tempo sarebbe esaurito e è tornata Feli. Quindi, Jimmy... Chi voti? Feli, tu voti te stessa? No, 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 Jimmy, no, non puoi fare, devi io votare. Voto Feli. Vale, perché ho detto, dato che ho sbagliato io, posso prenderli anche io. Va però bene, io sono d'accordo, Lady Feli vale. Prende punti, io voto Feli. Fede, chi voti? Skippo. Skippa. Lady Feli, chi voti? Voto per me stessa. Ok, Daniel San? Skippi? In caso di pareggio bastano 2 voti per dare i punti comunque. Ci vogliono 3 skip sempre per skippare. Ah, ok. Perfetto, Lady Feli prendi i voti. E va a 11 punti. Il punteggio totale della squadra sale a 41. Ragazzi, iniziamo adesso il sesto turno. La Q. Il numero delle dita delle zampe posteriori dei cani. 30 secondi da adesso. Con la Q. Con la Q. Sì. Il numero del... scusami, ripetiamo, il numero... Il numero di dita delle zampe posteriori dei cani. 4. Con la Q. Giusto, vai a 7 e la squadra va a 42. C di Como. Qual è la razza di cane più piccola al mondo? Hai 30 secondi. Chihuahua. Risposta giusta, Fede. Questo ti fa guadagnare un punto andando a 13 e il punteggio totale della squadra sale a 43. La M. Stato insulare a oriente dell'Africa, con la M. 30 secondi. Marocco? No, risposta sbagliata. Madagascar. Torni a 9, mentre il punteggio totale della squadra scende a 41. La lettera S. Hanno la tromba in mezzo, con la S. Scale. E scale era la risposta giusta. Quindi, Daniel San, vai a 13. Anche tu ti stai avvicinando ai 15 punti. Non va bene sta cosa. No, non va bene per niente. Punteggio totale della squadra va a 42. L'errore in questa manche è stato fatto da Lady Felix con la domanda su Madagascar. Fede e Daniel San sono a 13 punti, quindi vicino ai 15. E Jimmy è il concorrente con il punteggio più basso. Da questo momento potete discutere. Allora, Jimmy. So che sei convinto che sono io. Mi metterei un testicolo sul fuoco. A fine live voglio che ti cali le braghe e te lo tagli davanti. Vai, allora, se sei tu però cosa fai? Voglio che ti autorizzi Beneficent a prenderti a calcio lo scroto fin quando lo fa diventare mi taglio le palle e me le mangi in diretta. Allora, io qua le posso dire? Io non è che mi gioco...
il cazzo che sei tu, proprio sano, lo metto qua. Okay. Mi faccio chiudere il canale. Se non però... mi faccio chiudere dopo la live, Daniele mi fa il ride, mi faccio chiudere il canale e mi taglio il cazzo in diretta. Allora, io ti posso dire una cosa. mi metto in diretta qua, potete venire tutti, aspetto le storie su Instagram, mi taglio il cazzo in diretta. Questo gioco ci sta facendo diventare persone orribili. Comunque qui l'unica che ci perdo sono Monica e Belen, secondo me. No, io sono da questa cosa. Io ho meno punti, Daniel San non si vota. No, allora, ribadisco la possibilità mia di poter votare. Zitto con la tua proposta di skip che vuoi fare, impostore. No, non voglio skippare, bestia, voglio darti 5 punti a te. Però io me li prendo, dai, 5 punti a te. Te li devi prendere, perché dobbiamo arrivare a 60, dio boia. Sì, sì. Allora, facciamo così, se tu non sei la prossima, sbagliala una per 2 punti, male che va, ritardiamo. No, sai perché non la posso sbagliare? Perché se non arriviamo a 60, arriva Fede magari a 15. Se Fede è l'impostore, abbiamo perso. Dobbiamo arrivare prima noi di Fede. Ma secondo te, io Daniele lo conosco, secondo te la prima manche dell'impostore io lo fa fare a Fede? Sì, perché è insospettabile. Sì, è insospettabile Fede. Fede già gli abbiamo dovuto spiegare il gioco 30 volte, figurati se faceva l'impostore. Difenditi Fede, difenditi! Allora, io il gioco l'ho imparato facendolo. Dani, non ho manco letto le regole. Capito, figurati se gli faceva fare l'impostore, capito? Figurati se gli faceva fare l'impostore. E ribadisco, no. 5 punti per me si può prendere. Sono... Sei troppo, Fede, sei troppo bravo. Io sono oltre, capito? Io sono d'accordo. Per me possiamo dare 5 punti o a me, o a Fede, o a Feli. Ribadisco sempre la mia cosa. Ok. Meno male che non fai poliziotto, saremmo tutti morti. Se non faccio il poliziotto, già saresti col culo in prigione, lo sai. Sì, sicuramente. Infatti, quando tutti quelli che scrivono, fa come Da Mongas sono soprannominato lo sceriffo, non è che sono come soprannominato lo scemo del paese. Quindi, Daniel, dai. Davanti a te sei nominato lo sceriffo, dietro di te. Sì, allora, sì. Jimmy, per chi voti? Per me stesso. Quindi, Fede, per chi voti? Jimmy, Lady Feli, per chi voti? Per Jimmy. Ok, Jimmy va a 12, mentre il punteggio totale della squadra sale a 47. Settimo turno. Adesso hai fatto il conteggio. Quando dovevi fare la metà di 80, niente, no? Ho sbagliato la domanda, pensavo che era quando arrivare a 80. La domanda era corretta, hai sbagliato la risposta, Jimmy. Sì, c'è Daniele, una lettera. Becca, Daniele, ti conosco e tu lo sai che ti ho percepito, tu lo sai, senti l'odore di... Minchia, mi ha pizzicato! Scegli, Jimmy. Ti ho letto, Jimmy. Nella mente. Ti ho letto, dammi una Eva. Il nome della spada di Re Artù. Excalibur. Risposta giusta. Che cazzo di domanda è, Dani, dai. Vabbè, poteva capitare a qualcuno che non lo sa. 48 è il punteggio totale della squadra. Fede, scegli una lettera. Z. L'animale simbolo della Juventus. 30 secondi. La zebra. Grande Fede, mi hai fatto sudare un secondo quando ho letto la domanda sul calcio. Oh, Fede ha un punto dal 15. E i punti totali della squadra vanno a 49. La E. Infiammazione del fegato. 30 secondi, inizia per E. Ma c'è del fegato. Dai, questa anche. Dai, questa. C'è di tre tipi. Ematite. Esatto, risposta giusta, Feli. E questa risposta ti porta a 10. Guarda Jimmy come è esaltato. Lo stavo dicendo, ma lo stai guardando. E il punteggio della squadra sale a 50. Ancora 10 punti e il gruppo vince. Sono alla sbaglia, siamo fottuti. Mi spiace non vederlo in faccia, Daniel San. Daniel San, scegli una lettera. P di pagliaccio, non è riferito a nessuno, però. L'altro nome del rigo musicale. È Cristo. Altro nome del rigo musicale. Sì. Paragrafo? No! Errore, Daniel San. Era pentagramma. Per Dio, vabbè. No, pentagramma, non per Dio. Sta roba mi puzza. Sta roba mi puzza molto. Daniel San, vai a 11 e il punteggio totale della squadra torna a 48. Questa roba mi puzza tantissimo. E ora potete discutere del perché vi puzza questa roba. Via. No, mi puzza tanto perché facendo così... Lui, Ci siamo allontanati dai 60. Sì. Esattamente. E mi dispiace un sacco, però sinceramente non la sapevo. Sì, non la sapevo, Daniel San, dai, smettila. Instagram, cioè lo sanno anche i bambini elementari. No, non me lo ricordavo. Dai, Fede, ora mi credi, per favore, credimi una volta, Fede. Siamo con... Dunque, i punti non andranno a nessuno. No. Allora, secondo me li possiamo dare tranquillamente a Feli.
a Feli, io sono d'accordo a Feli, per me Feli è questa cosa. Mi sembra abbastanza pulita, poi. Anche per me, Feli si è risposto sempre correttamente. È un rischio che mi prenderei per andare a 53, eh. Ma io me lo prendo a mani basse. Tu te lo prendi sempre, Gino. Esattamente. Io me lo prendo pure. Ok, Feli, dai. Tu che dici, Fede? Aspetta, Fede. Quindi facendo così, lei l'andiamo a scartare. Oppure perdiamo. Oppure perdiamo. Bisogna ragionarci. Io glieli do i punti. Allora, calcoliamo che se Fede è l'impostore e azzecca la prossima risposta, abbiamo finito. Finito. Ok, proprio. È posto. La prossima domanda ne escludiamo. Escludiamone un altro. Per me, io so di non esserlo, quindi posso anche prendermi i punti. Poi dici, ah, così vuoi vincere? Diamogli a Feli. Escludiamo la prossima domanda. Fede e Feli, e rimaniamo solamente io e tu, Daniel Sandro. Fosse per me, andiamo dritti. E nessuno si becca i punti. No, no, perché sennò lui ha meno strada da fare, Fede. Noi dobbiamo fare 12 punti per arrivare. Lui invece deve fare 4 risposte. No, non va bene. Diamo i 5 punti a Feli. Però vedi, perché Fede che vuole skippare non ti allarma? Perché? Perché tu, Daniel San, lo capisci che io lo capisco, la tua puzza qua così. Cioè, Daniel San, sei un libro aperto, capisci? Daniel San, se gioco da solo, capisci? È così. Tu sei al bordo della strada e io ti ho dato 20 euro, capisci? Già ti ho detto, hai le fragagalate, lo capisci? Io sto semplicemente convincendo Fede. Il resto Dio è tanto così. Come ti troverai inculato stasera? Dio. Quindi, Jimmy, a chi vuoi dare i 5 punti? A Feli. Fede, a chi vuoi dare i 5 punti? No, prima Daniel San deve partire. Daniel San, a chi vuoi dare i 5 punti? A Feli. Fede, a chi vuoi dare i 5 punti? No, oh, poi c'è di Feli. Come Feli. Cazzo stiamo andando a X? Dai, Feli, forza. A chi vuoi dare i 5 punti? Da me stessa. Fede? Se sei Feli d'accordo anche tu? Se Feli me lo taglio. Avrei skippato, però. Però. Un cazzo, ciao Fede. Lady Feli. Allora, questo manda Lady Feli a 15 e fa salire il punteggio totale della squadra a 53. Ma è inutile il punteggio totale della squadra. Andiamo. Perché l'impostore. Lo sapevo. Lady Feli. Lo sapevo. Grande, ci sono rimasto di me, non ci posso credere. Delle merde, tutte due. Aspetta, aspetta, e ora come lo testimoniamo questo fatto? Fino adesso te lo sto dicendo, fino adesso Lady Feli vince la prima partita all'impostore. Due rincoglioniti. Fottiti Daniel San, fottiti. No, Jimmy, per me sei tu. Tu adesso, sei tu. Tu adesso no, te lo tagli in diretta. Tagliati sto cazzo in diretta, muoviti. No! Mi serve l'Excalibur. Per tagliare. L'importante è che non ha vinto Daniel San alla fine. Vaffanculo, fottiti Daniel San. Se non ho vinto io, vuol dire che non hai vinto nemmeno te. Non mi interessa, per me rimani tu l'impostore. Lady Feli mi fa piacere che ha vinto. Paraculo. Un applauso a Lady Feli che ha giocato una partita meravigliosa. Hai visto? Eri preoccupata, Feli, invece... Allora, ti faccio questo discorso, Daniel San. Era la prima puntata. Io ero sicuro che Daniele a me o a Federico non ce l'avrebbe dato mai l'impostore. Mai, mai ce l'avrebbe dato. Cioè, mi potevo giocare le mutande. E ho pensato che l'aveva dato o a te o a Feli. Poi ho detto, secondo me gliel'ha dato a Daniel San. Sai, è più confidente, vince lo strano quiz. È sicuro che gliel'ha dato, perché a me a Federico non gliel'avrebbe dato mai. Su questo proprio... Cioè, ero sicuro. A me nemmeno. Quindi ho detto, gli ha dato uno dei due. Ho detto, minchia, Daniel San, fa lo strano quiz. E via dicendo. Però alla fine ci ha ingulato. Bravo, Feli. Bravo, Feli. Hai vinto. Adesso hai finito di parlare. Ora vogliamo il cazzo. Stai parlando dalle 9, non è azzeccata una. Finendo solo più punti di te. Grande. Fotti di Daniel San, fotti. Ma giocate come squadra, non come singolo. Ma glielo puoi dire, per favore. No, per una volta che batto Daniel San posso giocare come singolo. Fotti di Daniel San. Veramente, se stiamo a vedere questo, sta vincendo Fede, allora. Esattamente. Bravo, Fede.